Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. L'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione per garantire un elevato standard di qualità. Potrete ordinare al costo di soli $2 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Basta fare l'upload dei file Gerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. Provate il nuovo servizio di montaggio SMD beneficiando di uno sconto di $7 sulle spese di montaggio. Ciao a tutti! Questa sera ricevo da Antonio di Bologna un pacco contenente un attuatore per finestre, quindi un oggetto motorizzato che permette di azionare appunto diversi tipi di finestre. Antonio ci chiede se possiamo renderlo smart, nel senso che questo attuatore possa essere controllato da remoto, tipo da telefonino, da PC o comunque in generale dall'esterno. Quindi con l'occasione andremo a vedere come è fatto questo attuatore, andremo a guardare il tipo di motore e cercheremo di trovare una soluzione semplice per poter rendere questo oggetto, diciamo, intelligente. Per cui, buona visione! Antonio ha già preparato un piccolo banchetto di test dove ha montato e fissato questo che è l'attuatore a catena per la finestra. In questa scatola immagino ci sia la centralina, quindi vediamo un bel toroide per l'alimentazione, una schedina. Tra l'altro c'era a parte anche questa scheda qua, che immagino sarà quella che dovremo guardare. Telecomando a radiofrequenza per l'azionamento della finestra, un'altra piccola unità di adattamento e poi anche un po' di documentazione. Per cui cerchiamo di ricostruire il nostro oggetto e vediamo cosa si può fare. Cominciamo dall'attuatore e questo manualetto, dopo un po' di pagine iniziali sulle norme di sicurezza e di installazione, ci presenta questo schema di cablaggio, dove vediamo che ci sono tre fili marcati 1, 2, 3. Da questo schema vediamo che ci sono due fili che vanno al motore per l'azionamento del motore e si azionano con una 24 volt che tramite un invertitore può essere data più o meno per un movimento o meno più per il movimento opposto. Poi abbiamo un terzo cavo chiamato 3 che è il cavo di controllo. Quindi per prima cosa andremo a identificare i nostri fili chiamati 1, 2. Andiamo ad applicare una tensione continua di 24 volt e vediamo il motore come si muove, che caratteristiche di tensione e corrente mostra. Con un alimentatore da banco imposto una tensione di 24 volt e vado ad applicarla all'attuatore. Dei tre fili, quindi il verde è quello di controllo, per ora non lo uso, applichiamo una tensione rispettando la polarità rosso e nero e vediamo se è quella giusta. Osserviamo il movimento dell'attuatore. Tengo sotto controllo anche la corrente assorbita. Quindi andiamo ad applicarla a 24 volt. L'assorbimento è arrivato a mezzo ampere ma non si muove nulla. Quindi probabilmente la tensione da applicare è l'altra. Quindi andiamo a mettere il positivo sul nero e il negativo sul meno, in modo che il nostro motore in continua possa invertire il senso di rotazione. Vediamo cosa succede. Ecco, infatti vedete che l'attuatore salta fuori, la corrente assorbita è di circa 100 mA, qua siamo a vuoto. Se gli do un po' di coppia, ecco, sale, ecco, spinge un bel po', eh. Sul manuale è dichiarato 200 newton come forza. Arriviamo fino alla massima escursione della catena, quindi cerchiamo di, ecco, la mettiamo così. Ho contato 17 maglie. Adesso ovviamente se invertiamo la nostra polarità, quindi andiamo a rimettere la polarità come era in origine, quindi nero con nero e rosso con rosso, ci aspettiamo che l'attuatore tiri dentro la catena.
Ecco qua. Eseguiamo il teardown di questo attuatore. Vedete che il modulo di pilotaggio è molto compatto. Il motorino è piccolo e poi abbiamo questo sistema di ingranaggi con la riduzione per permettere l'escursione di circa 25 cm della catena con una forza massima di 200 N. Contrariamente a quanto potevo immaginare, l'oggetto in questione che ci chiede di guardare Antonio è questo qua, che è un accessorio chiamato AUX e appunto dovremmo rendere smart questo piccolo attuatore. Quindi questa parte che è un'altra centralina, eventualmente la guarderemo in un altro video se vi interessa, fatemelo sapere nei commenti. Quindi concentriamo la nostra attenzione su questo oggettino. Diamo un'occhiata veloce al foglio tecnico. Vediamo che di questo accessorio AUX ne esistono tre versioni, a seconda del taglio di corrente di uscita. Si può alimentare in ingresso con una tensione alternata compresa fra 110 e 230 V, 50 Hz, quindi va bene anche per il mercato americano. In uscita fornisce 24 V continui con tre tagli di corrente, 1, 2 e 3 A, e quindi le rispettive potenze le vedete qui sotto, 30, 60 e 192 W. Range di temperatura meno 20 più 70, tempo di attivazione dell'uscita 240 secondi. Quindi dopo andremo a vedere bene cosa significa. Qualche specifica sul radiocomando, il solito 433 MHz, IP20, oggetto molto piccolo e leggero. Andiamo a vedere come utilizzarlo. Nelle note si legge che il tempo di attivazione e uscita è definito come quel tempo trascorso il quale l'attuatore si spegne autonomamente e quindi diciamo è una finestra temporale di accensione massima. Ecco qua descritto il segnale stato catena. Dice: AUX dà la possibilità di conoscere precisamente la posizione dell'attuatore, ovvero di conoscere la posizione precisa della finestra, 10-20 cm. Per fornire questa informazione, AUX si avvale di un'uscita in frequenza tipo open collector. Il variare della frequenza del segnale corrisponde al variare della posizione dell'attuatore. Una frequenza di 50 Hz corrisponde alla totale apertura, mentre una frequenza di 0 Hz corrisponde alla totale chiusura. Quindi immaginiamo che l'uscita venga alimentata con un segnale, credo ad onda quadra, che varia in questo campo di frequenza. Ecco che quindi andando a decodificare la frequenza può essere un metodo per sapere dove si trova la finestra. E quindi qui concentreremo la nostra analisi. Qua tra l'altro c'è anche un diagrammino che fa vedere da un punto di vista elettrico come andare poi a recuperare il segnale di uscita. In un altro diagramma in effetti si vede che abbiamo il segnale stato finestra e il segnale posizione catena. Vedete che sono due coppie di fili distinti. E in particolare su quello posizione catena c'è quest'onda quadra che doveva essere, credo io, quella descritta prima. Il modulino è molto compatto. Dando un'occhiata veloce vediamo questi che sembrerebbero essere due relè. Abbiamo un doppio montaggio, quindi tutta la parte di controllo è in SMD qui dietro. Questo sembra essere il modulino radio e questa probabilmente è l'antenna. E questo modulino poi vedete che è saldato direttamente qua sul circuito stampato per aggiungere funzionalità. Poi abbiamo i connettori e sono questi che dobbiamo andare ad analizzare adesso per capire bene uscite, ingressi e segnali di controllo. Il modulino si alimenta in 24 volt continui e ora appare più chiara anche la funzione dell'interno della scatola. Infatti qua abbiamo dalla 230 volt, vediamo che si va poi direttamente a questo toroide, il quale andrà ad abbassare la tensione e poi su questo schedino non abbiamo altro che un ponte raddrizzatore e un condensatore di livellamento. Quindi la 24 volt continua viene creata semplicemente da questo complesso trasformatore, raddrizzatore e condensatore. Andiamo a misurare quanto vale la nostra 24 volt nominale. Lo faremo a vuoto, per cui mi aspetto una tensione un po' più elevata di 24.
effettuiamo la misura direttamente sul terminale di uscita, quindi sul connettore Phoenix, 33.23 volt a vuoto. Ok, quindi possiamo collegare il nostro modulino direttamente all'uscita del raddrizzatore. Ho collegato il motore con i fili rosso, nero e verde. La 24 volt la preleviamo direttamente dal raddrizzatore. Ho dato tensione e accendiamo il telecomando e vediamo se riusciamo a comandare il motorino direttamente da qua. Quindi vedete che si è acceso il LED, ho premuto il tasto su e vedete che la catena sta uscendo. Stop, tasto giù, si sente il click del relè. Ok, quindi il modulino è operativo con il radiocomando, la sua alimentazione e l'interfaccia verso l'attuatore. Come da manuale andiamo a vedere che segnale c'è presente su questi due terminali. Sul segnale si riconosce una forma d'onda quadra, vedete i piccoli livelli, però sicuramente non va bene. Questo è un segnale fuori massa perché vedete che abbiamo anche delle tensioni molto negative. Ricordiamoci però che è un open collector, per cui dovremo riferire la nostra onda quadra alla tensione positiva. Ecco che però se vado a mettere la massa sul più 24 e con la punta dell'oscilloscopio tocco uno dei due terminali, vedete che ho la mia forma d'onda quadrata che mi sta a indicare la posizione della catena. La misura attualmente è di circa 45 Hz, tensione meno 24 volt. Se ora muovo il nostro attuatore, ecco, in questo momento la catena sta rientrando, quindi mi aspetto che la frequenza cali. Vedete che piano piano sta calando, 40, 36, infatti anche la forma d'onda si vede che si sta allargando. Come vedete ci sono dei passi discreti, direi, quindi una stessa frequenza copre diciamo un range di distanze. Quando la catena è tutta inserita il segnale non ha più frequenza, vedete che è meno 24 volt. La facciamo uscire, quindi riaziono il comando per tirare fuori la catena. Ecco, compare la prima frequenza che è 5 Hz. 10. Quindi in realtà vedete che la frequenza va a passi di 5 Hz. Quindi potremmo dire che abbiamo 10 intervalli di distanza. Qui ho rappresentato la situazione che abbiamo sul banco. Quindi dalla 230 volt abbiamo il trasformatore toroidale, ponte raddrizzatore, condensatore di livellamento e la 24 volt. Questa entra nei morsetti 1 e 2 in questa maniera all'interno del nostro modulino smart controller. I terminali 3 e 4 sono un'uscita open collector, infatti vedete che è rappresentato qua il collettore e poi sappiamo che internamente viene generata una tensione di 15 volt con un diodo a protezione per eventuali problemi di inversione di polarità o tensioni applicate dall'esterno in maniera indebita. E quindi se vogliamo acquisire la nostra posizione della catena non dovremo far altro che mettere in comune questi due fili in modo che così andiamo a far circolare la corrente in questa maglia che è dimensionata apposta con queste resistenze e poi qui in uscita ci troveremo quindi una tensione parente della 15 volt che andremo ad acquisire con il nostro Arduino. Quindi andremo a creare un partitore di tensione, semplicemente, che ci riporterà il valore di tensione a 15 volt direttamente a un valore compatibile con la massima tensione di Arduino, cioè 5 volt. Visto che usiamo Arduino, una soluzione alternativa può essere quella di utilizzare la 5 volt direttamente fornita da Arduino. Quindi non si va ad utilizzare la 15 volt dello schedino, ma si usa la 5 volt, colleghiamo l'open collector tramite una resistenza e si va a prendere la misura direttamente su un ingresso digitale di Arduino. Quindi, quando il nostro smart controller accende il transistor, tirerà una corrente su questa resistenza e quindi ai capi di questa resistenza ci sarà una caduta e il nostro ingresso dovrebbe andare basso.
Viceversa, quando si spegne questo transistor, l'ingresso va alto. Quindi con la funzione Pulse In di Arduino saremo in grado di misurare la durata dell'impulso e quindi la frequenza. Il valore di questa resistenza deve essere abbastanza alto per limitare la corrente, sebbene poi lo smart controller avrà a sua volta una resistenza limitatrice. Comunque scegliamo un valore di 10K in modo che siamo sicuri che comunque la corrente che viene assorbita sulla 5V di Arduino non sia eccessiva. Ovviamente per poter leggere correttamente l'ingresso, la massa di Arduino, quindi la ground 5V, deve essere messa in comune con la massa della 24V, così avremo la circolazione di corrente. Ecco realizzato il nostro schemetto, portiamo quindi la 5V su questo punto con il quale poi alimentiamo la resistenza da 10K, che potremmo dire che è un pull up. Questa poi va direttamente all'ingresso 7 di Arduino. Questo stesso ingresso 7 poi lo portiamo al pin 4 del nostro smart controller, dove abbiamo il collettore del transistor. Quindi tutte le volte che il transistor si accende, questo pin andrà basso. Poi abbiamo messo la massa, ovviamente non ci dobbiamo scordare di mettere in comune la massa della 24V, questo pin 1, con la massa di Arduino. L'Arduino lo alimentiamo direttamente dalla porta USB, quindi la 5V sarà quella del computer. Poi in un secondo momento andremo a scegliere magari un Arduino mini, di quelli piccolissimi, e cercheremo una soluzione per impaccarlo all'interno dello smart. Diamo un'occhiata al programma di Arduino che, come sempre, i patrons potranno scaricare sul mio portale. Andiamo a definire la libreria LCD, questo per una predisposizione eventuale per scrittura su pannellino LCD, e la cosa importante è definire il pin d'ingresso, che lo chiamiamo Pulse IP, e questo sarà l'ingresso 7 di Arduino. Poi definiamo un po' di interi e un po' di float, quindi numeri reali, frequenza, periodo, coefficiente K e distanza. Nella funzione setup andiamo a impostare il pin 7 come un input, definiamo il coefficiente K uguale a 0,5, infatti abbiamo visto che a 25 cm corrispondono 50 Hz e quindi il coefficiente è 0,5, cioè la mia lunghezza sarà uguale a K per la frequenza. Se la frequenza è 50 Hz, per 0,5 avremo 25 cm. Andiamo a inizializzare la porta seriale, messaggio di benvenuto, tutta la parte dell'LCD per ora la trascuriamo. Qua andiamo a fare i calcoli di quali sono i tempi di on, di off del periodo della frequenza utilizzando la funzione Pulse In, che a fronte di una variazione del pin 7 è in grado di misurare il tempo di on, tempo di off. La frequenza non sarà altro che l'inverso del periodo per questo coefficiente, perché ricordiamoci che Pulse In dà la misura in microsecondi. Poi calcoliamo la distanza come coefficiente K per la frequenza e andiamo a stampare su monitor seriale frequenza e distanza. Ho azionato il motorino per far uscire la catena. Andiamo a vedere il segnale che entra dentro il pin 7 di Arduino. Ecco, vedete che è una bella forma d'onda quadrata, 5V, e quindi Arduino sarà tranquillamente in grado di leggere bene la frequenza. Andiamo a vedere sull'uscita seriale di Arduino, quindi il programma parte, misura in questo momento 40 Hz, 20 cm 38. Se aziono la finestra per spostarsi in avanti, quindi la distanza dovrebbe aumentare, dovremo vedere che aumenta la frequenza e quindi di conseguenza anche la distanza. Se vi ricordate, lo Smart Motor Controller va a passi di 5 Hz, infatti vedete che il passo seguente è 46.31, corrispondente a una distanza di 23.16. Infine siamo arrivati a fine corsa perché qua abbiamo 50.93 Hz, 25.46. Ok, adesso che abbiamo acquisito la posizione della finestra, concentriamoci un po' sulla visione della nostra applicazione a livello di sistema. Noi vorremmo che col telefono si vada tramite internet a raggiungere il nostro Arduino-like,
che possa pilotare l'attuatore. Una soluzione immediata potrebbe essere quella di usare un Sonoff, quindi un oggetto commerciale, e in questo caso si appoggerebbe a un suo server. Però cerchiamo di svincolarci da questa soluzione commerciale e facciamo in modo che il nostro Arduino possa connettersi in Wi-Fi in prima battuta alla rete, in modo che così lo potremo pilotare e leggere lo stato della finestra. Arduino non ha la connettività Wi-Fi nativa, il che vuol dire che dovremmo o utilizzare un modulo Wi-Fi oppure potremmo utilizzare Fischino, che è una implementazione simile a Arduino che però integra un transceiver Wi-Fi. Adesso concentriamoci però sulla lettura degli stati della finestra, quindi la posizione di aperto-chiuso, e anche come comandare la finestra andando a chiudere gli ingressi di questo smart controller. Infatti, se vedete questa figura, andando a movimentare questi contatti abbiamo la possibilità dall'esterno di pilotare il motore. Quindi non useremo più il radiocomando a 433 MHz, ma adesso andiamo tramite Arduino a pilotare gli ingressi di questo smart controller per aprire e chiudere la finestra. Per il pilotaggio da remoto dell'unità vediamo che si utilizzano questi tre fili. Abbiamo il comune su questo filo qui e vediamo che se andiamo a chiudere questo contatto sul filo 2 avremo l'ingresso di apertura, viceversa sul filo 3 avremo l'ingresso di chiusura. Quindi dobbiamo fornire dei contatti liberi da tensione in modo che il nostro controller gestisca la finestra. Andiamo a vedere se effettivamente funziona così. Ho collegato un filo sul terminale comune e andiamo a vedere. Quindi se chiudo con questo terminale, che è quello di chiusura, si sente scattare il relè e vedete che la catena sta tornando dentro. Viceversa, se vado a chiudere il contatto centrale, la catena viene fuori. Quindi dobbiamo andare a pilotare questi ingressi comune, chiusura, apertura. Per pilotare gli ingressi dello smart controller conviene separarsi completamente dalle masse e quindi la cosa più naturale è quella di utilizzare un relè. E quindi Arduino tramite un transistor piloterà un relè i cui contatti andranno a chiudere gli ingressi della centralina. Questa è la soluzione più sicura, perché utilizzare altri metodi come ad esempio un transistor, un MOSFET, andrebbero a mettere in comunicazione le masse sul lato ingresso e non è cosa buona. Quindi separiamoci tramite un relè. Avremmo potuto utilizzare anche un optoisolatore o un isolatore magnetico, ma il relè rimane ancora oggi la soluzione preferibile in questo campo. E quindi andiamo a scegliere l'oggetto giusto come caratteristiche di tensione corrente, che saranno molto limitate, visto che pilotiamo a 5 V con Arduino. Quindi il nostro Arduino piloterà due micro relè che lavorano a 5 V con l'utilizzo di due piccoli transistor. Infatti è meglio che la corrente fornita alla bobina per l'accensione del relè sia fornita da un transistor sulla 5 V e non direttamente dall'uscita di Arduino. Sebbene questo non assorba troppa corrente, è meglio, essendo un carico induttivo, farlo pilotare da un transistor. Potremmo scegliere ad esempio il 2N2222, famosissimo. Poi andiamo a mettere un diodo in antiparallelo sulla bobina, perché come sappiamo quando la bobina viene magnetizzata e poi si spegne il transistor, se non facessimo così non ci sarebbe ricircolo di corrente e quindi la bobina, visto che si vede la corrente interrotta, si arrabbia e crea una sovratensione. Questo diodo ci aiuta a far ricircolare la corrente, clampa la tensione e non crea problemi. Per il calcolo di questa resistenza RB, supponiamo che 2 kΩ o 1,8 kΩ possano andare bene, perché il transistor avrà un guadagno di circa 100 e quindi sarà sufficiente a pilotare la nostra bobina. Dovremo verificare poi che sulla 5 V non andiamo ad assorbire troppo, ma direi proprio di no, visto la taglia del relè, perché poi questa 5 V al momento la sto dando dalla USB del computer e quindi diciamo non dobbiamo esagerare. Questi relè andranno a pilotare con i loro contatti gli ingressi che abbiamo appena visto. Quindi da comando digitale di Arduino abbiamo relè,
contatto e quindi si dovrà pilotare la finestra in questa maniera. I microrelè hanno dei piedini però che sono troppo sottili e corti per fare un buon contatto sulla scheda, per cui li monto su zoccolo, così siamo sicuri che la contattazione sarà buona. Così per curiosità ho aperto uno di questi microrelè per vedere com'era fatto. Vedete che abbiamo la bobina qua sui due pin, diciamo a sinistra, e poi le due file di contatti sotto, e si vede l'ancora, ecco qua, che trascina il contatto da normalmente aperto a normalmente chiuso. Ho messo su basetta i relè, i transistor e le resistenze di comando. E andiamo a vedere il codice di Arduino per comandare apertura e chiusura. Modifichiamo il programma di Arduino in modo da pilotare le nostre uscite. Quindi, come prima cosa, definiamo due pin 3 e 4 rispettivamente come chiudi e apri. Poi definiamo un ritardo, che è una variabile intera pari a 5000, e sarebbero 5000 millisecondi. È un tempo di ritardo che useremo pari a 5 secondi. Nella funzione setup definiamo la direzione di uscita dei apri e chiudi, quindi i pin 3 e 4 di Arduino li definiamo come delle uscite, e poi andiamo a fare un ciclo nel quale si va a comandare da prima il comando chiudi, quindi si alza questo pin, in questa maniera viene pilotato il relè e si attua il comando chiudi. Il relè andrà a chiudere il contatto e verrà sentito dalla smart controller. Dopo un ritardo di 5 secondi si disabilita il comando chiudi andando a mettere digital write chiudi low, questa istruzione. Poi facciamo la stessa cosa con il comando apri, quindi lo abilitiamo, facciamo un ritardo di 5 secondi e poi lo disabilitiamo. Andiamo a vedere l'effetto sul nostro Arduino. Sulla porta seriale viene evidenziato lo stato del comando, quindi siamo partiti con chiudi, adesso disabilitiamo chiudi, dopo quasi 5 secondi abbiamo apri, altri 5 secondi si disabilita il comando di apertura. A livello di Arduino sentiamo i click dei relè, sia questi che questi, e vediamo l'effetto sull'attuatore. In questo momento pilota il chiudi, quindi la catena dovrebbe rientrare. Vedete che il tempo dura meno di 5 secondi perché c'è comunque l'inerzia di quei relè. Bene, la parte di interfacciamento hardware con Arduino direi che è conclusa, perché siamo riusciti a comandare l'apertura e la chiusura della finestra e a rileggerne lo stato. Ora ci dobbiamo occupare della connettività, come interfacciarsi con il nostro Arduino. Quindi bisognerà sostituire questo modulo con un modulo dotato di Wi-Fi, come ad esempio il fiscino, e collegarsi alla rete. E poi sviluppare un'app che da telefonino ci permetta di accedere direttamente alla nostra finestra. Ma questo lo vedremo in un prossimo episodio. Come sempre, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, un bel pollice in su. Io vi saluto. Ciao e alla prossima! Thank you.
We'll be right back.